Il Palasport Estra si conferma indigesto per le prime della classifica. L'AMBC Servizi vince davanti al pubblico amico anche contro la Computer Gross Empoli, al termine di una gara che gli Amaranto hanno fortemente voluto vincere giocando con grande determinazione sin dai primi minuti di gioco. La SBA parte decisa, con Semprini e Rossi a trovare in attacco i punti che scaldano subito il pubblico del Palasport Estra. In difesa poi la squadra di coach Evangelisti toglie riferimenti agli avversari, chiudendo il primo quarto in vantaggio 22-13. Empoli riorganizza il proprio gioco con Capitan Sesoldi che segna due triple consecutive che portano gli ospiti sul 27-26. Arezzo si riprende dal momento di sbandamento e torna a difendere con attenzione. Le squadre vanno a riposo sul 33-30 per gli Amaranto. Il momento chiave della gara è il rientro dagli spogliatoi, quando l'AMBC Servizi alza ancora l'intensità difensiva, poi Rossi guida i suoi al più 8. La SBA non rallenta, sfruttando uno zocca sopra le righe, raggiunge 13 lunghezze di vantaggio. I ragazzi di coach Evangelisti sono poi bravi a gestire e tenere alla terza sirena, 52-39. L'ultimo quarto si apre con due triple di Jankovic, ma è in difesa che l'AMBC Servizi costruisce la sua vittoria, non permettendo ai giocatori avversari di prendere fiducia. Il vantaggio acquisito dagli Amaranto è irrecuperabile per l'Empoli, che è costretto alla resa finale con il punteggio di 66-52. Adesso domenica l'ultima partita a Firenze contro l'Olimpia Legnaia, sconfitta a Castel Fiorentino. L'AMBC Servizi dovrà dimostrare di aver fatto il salto di qualità solo con una solida prestazione in trasferta, dove il quintetto di coach Evangelisti è riuscito a vincere solamente nella prima giornata di campionato contro Sestri. È una finale, chi di noi due, chi fra noi e Firenze domenica vince, arriva quintultimo e sarà automaticamente salvo e accederà ai play-off in. Chi perde accederà ai play-out, e quindi è la prima finale del campionato, diciamo. Io volevo veramente arrivarci e dovevamo passare da questa vittoria, quindi adesso è in mano nostra, tutto dipende da noi. Spero che i ragazzi abbiano capito la parola fiducia cosa voglia dire. Stasera si è visto che hanno giocato con tutto da perdere, eppure hanno tirato fuori il carattere. Spero che riusciamo a tirarlo fuori casa, che fino ad ora non abbiamo mai fatto.